Perplessità, confusione profonda, come usciremo da questa baraonda? Perplessità, confusione totale, tutto mi sembra così casuale. Potrei ritornare alla militanza, magari mirare la dirigenza, oppure assaltare la diligenza, insieme a un autonomo di potenza. Ma il militante non mi risolve, il militante è davvero un peso, e se l'autonomo è incazzato, io tanto tanto mi sento teso, non mi ci vedo con il capace gridare, vi ammazzo e poi giurare di mangiar vivi, due tre padroni per me orrenda, io credo che così cattivi, forse si nasce non si diventa, mi sentirei stonato, io che sono sempre così educato, e poi perché fare una cosa che non mi va, non so come fare ad uscire da questa perplessità, confusione profonda, come tornare sulla cresta dell'onda, perplessità, condizioni avvilente, tutto mi sembra così deludente. Potrei fare un mucchio di cose pazze, magari correggere delle bozze, o andare in America a fare le pizze, oppure provare con le ragazze. Ma con le donne dovrei inventare mille argomenti per conversare. È una fatica così avvilente dover sembrare intelligente. Sarà che forse non ce la faccio, sarà che forse sono di ghiaccio, sarà che tutti hanno la stessa faccia, forse sono io che non mi piaccio. Sarà il bisogno di eccezionale o l'esperienza dell'usuale. Forse vedessi la Madonna dritta a mezz'aria fuori dal portone e cominciassi ad alzare la gonna, potrei avere un'emozione. Lo so, sto rincretinendo, ora la smetto, ora mi riprendo. Ascolterò con aria quieta Anna che parla di Castaneda, Nina che del Marocco, Gina che dice di un certo blocco, Pina che danza di Lanzarote, Pia che la firma col superotto, e quando Giulia dirà ridente di aver bevuto del latte fresco, mi stupirò disperatamente, sgranerò gli occhi e dirò pazzesco, ma poi perché fare una cosa che non mi va, non so come fare ad uscire da questa perplessità, inquietudine strana, quando ogni cosa mi sembra così vana, perplessità, non trovare niente, non dico bello, ma almeno convincente. Potrei provare la religione, passare dei giorni in meditazione, parlare a lungo con un pitone, cercando un'illuminazione. Ma quando incrocio le gambe e i bracci mi fanno male tutti i polpacci, ripeto un mantra disteso al sole, dopo un po' scordo le parole. Sta sulla testa micidiale, mi viene l'artrosi cervicale, ogni mattina cerco uno specchio, nemmeno l'ombra di un terzo occhio, eppure prego anche parecchio, enormi calli sul ginocchio, ma neanche un'illuminazione, neanche d'agosto col soleone, perdonerete quello che dico, ma se mi fisso l'ombelico sento un'enorme malinconia per la mia cosmica idiozia. Sarà forse questione di civiltà, non so come fare ad uscire da questa perplessità. Mi siederò, conterò fino a 20, guarderò intorno, fischiettando tra i denti, e osserverò volare sopra gli uccelli, mentre mi liscio la faccia di cappelli. E a lungo così resterò perplesso, pensando che tanto poi fa lo stesso, se io soluzioni non ne so dare, mica mi posso anche impiccare. Di ciò di cui non si può parlare, meglio sarebbe senza tacere, e finalmente potrò restare ad occhi aperti davanti al mare. Mi metterò solo a guardare, sono disposto a respirare, e finalmente potrò tacere senza il complesso di invecchiare, e sempre pronto a ricominciare, a alzarmi in piedi e camminare, quando mi sembri di intravedere nel sole caldo scintillare il diamante della realtà, e stringerlo in mano e vedere che brillegge i mille riflessi di nuove perplessità.